Dal produttore del frutto alla marmellata non ci è voluto molto. Le bicocche sono mature, l'ora di raccoglierle va fatta con attenzione però, eh? Le albicocche, queste sono completamente bio, ma c'è da togliere qualche residuo lasciato da qualche insetto o qualche uccello che è passato dall'albero. Utilizzo l'occhiometro, quindi ad occhio decidiamo di mettere lo zucchero. Adesso lo facciamo riposare un po', un'oretta, poi lo mettiamo a fuoco. Fuoco basso, il liquido sotto comincia già a bollire, si vede un po' muovere. Nell'altro sto sterilizzando i barattoli nei quali dovrò mettere la marmellata.